A seguire la consigliera Celli. Prego, consigliere Ferrara. Grazie Presidente. In quest'Aula abbiamo già votato una mozione che riguardava l'Italia. Oggi ne presentiamo a firma congiunta un'altra importante, inserendo degli elementi molto importanti all'interno, ulteriori. All'Italia è stata una grande compagnia e la speranza che possa nuovamente contribuire al benessere di questa città ancora in piedi e viva. Oggi il Comune deve fare tutto quello che può per cercare di tutelare i lavoratori di questa azienda che risiedono in questo Comune. La maggior parte dei lavoratori di Alitalia, dell'azienda, risiedono in questo Comune, nel Municipio Decimo, per esempio, che è vicino all'aeroporto internazionale. Ecco, in questa mozione noi chiediamo con forza di sapere e anche accompagnare in qualche modo la proposta per il nuovo piano prospettato dall'azienda stessa. Ecco, noi inseriamo ulteriori contenuti all'interno del dispositivo dove chiediamo di essere presenti come Comune di Roma all'interno di tutti i tavoli istituzionali che si faranno all'interno del Ministero, anche come soli auditori in questo caso. Ecco, credo che sia un elemento importante di trasparenza e anche di presenza di questa istituzione accanto appunto ai lavoratori che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro. Dunque, con questo documento ribadiamo con forza la volontà di essere presenti all'interno del percorso a sostegno di quello che già è stato votato in quest'Aula, ma che, ricordo, è stato votato anche in Consiglio regionale del Lazio all'unanimità, ma anche nel Comune di Fiumicino. Per cui sostegno ai lavoratori dell'Italia, votando a favore questa mozione. Grazie.